Un salve alla terra Morgana. Stasera voglio trattare un argomento un po' delicato. L'argomento è i figli. Penso che una buona parte della gente abbia i figli. Ma qual è il vero accordo e rispetto tra i genitori e i loro figli? Esiste un accordo? Se una famiglia che ha ricevuto dai genitori una certa educazione, ovviamente il rapporto tra genitori e figli diventa importante. Le mie ultime esperienze, quelle che ho visto fare dagli altri, gli amici degli amici che hanno avuto i figli, la maggior parte non li hanno saputo educare. E il motivo di base qual è? Gli hanno lasciato fare tutto quello che volevano. Gli hanno dato la libertà di fare quello che volevano. Cioè la disciplina, la cosiddetta disciplina, non è mai esistita. E questa è la cosa più negativa che possa avvenire tra padre e figlio. Il padre deve rispettare i desideri dei figli nel limite della decenza. I figli devono ascoltare i propri padri nel limite della stessa educazione che il padre gli ha dato, perché se il padre non li ha saputo educare, e il figlio naturalmente non è un educato. Quindi le due cose vanno di pari passo. È come marito e moglie. Le due cose, se sono d'accordo, vanno bene. Altrimenti c'è il disaccordo della famiglia. Questa è un po' la vera situazione. Io mi sto guardando, mi sta vedendo un po' scuro, forse perché la mia cameraman ha dimenticato di accendere la luce. Dice, ma lei l'ha fatto per farmi risparmiare la luce? Sì. Questo lo capisco, ma è diciamo, 10 euro di luce si potevano consumare, non dica sai, diciamo 7 euro e 20 centesimi, no. Beh, vabbè, adesso avete visto che ha avvicinato la telecamera, perché non ha accettato il rimprovero, dice no, per la ragione, perché in effetti avrei dovuto accettare. Allora, formalmente, la mia camera è donna, e non dico altro, è donna. E allora, diciamo, vicino alla telecamera, in maniera che si vede lo stesso bene, e allora non mi può rimproverare. Ma io non rimproverò mai nessuno. Ognuno fa le cose secondo il proprio principio, secondo il loro modo di vedere, esattamente come il rapporto tra padre e figlio, tra figlio e padre. Ultimamente ho visto dei figli che non sono figli. Educazione. Il figlio se ne va per i cavoli suoi. Mamma, esco. Ah, sì, ma la mamma non dice dove vai. Non deve fregare niente. La donna. Mamma, esco. E dove? Con le amiche. Fuori stanno tre ragazzi, lo stanno aspettando. Però, tra poco. E la nuova coscienza. Tra poco. Padre, figlio e Spirito Santo, dovrei dire. No, dico marito, moglie, ma i figli non li hanno saputi educare.
Allora, qual è la differenza? Il figlio che esce di casa porta con sé l'educazione di famiglia, ma quando si è sposato, il padre non ha più alcun diritto di vedere l'educazione del figlio, perché l'educazione è mutata. L'educazione è il connubio tra marito e moglie. Specialmente se prende una moglie che non ha l'educazione del marito, viene fuori, poiché le donne sono sempre, no, sono brave perché un po' prepotenti, ma sono brave perché sono. Allora che cosa fanno? Convincono il marito. Dice, ma tuo padre, mi chiedo, senti a me, prende l'educazione mia e rovina il marito. Ma questo non si può dire, non si dice, no, quella gente. Tutte le donne si mettono contro me. Dice, come ti permetto di dire noi donne, voi rimanete donne, ma io sono contento di essere uomo. Allora, è così. È la vita quotidiana, è la vita del rapporto giornaliero tra padre e figli. Però i figli, quando hanno una certa età, devono fare quello che intendono fare. Devono prendere la loro strada, inventare il loro modo di vivere. L'importante è che in famiglia ci sia quella, non dico contentezza o felicità, quella sopportazione da poter dare in famiglia la possibilità di vivere tranquilli, non dico felici, ma tranquilli. Un salve.